Si sono dati appuntamento con i loro rappresentanti sindacali questa mattina sotto al municipio di Catania, i 60 lavoratori dell'appalto Servizi AMT che rischiano di perdere l'occupazione. Lo scorso gennaio, infatti, l'azienda metropolitana Trasporti ha revocato in autotutela una procedura di gara a causa della dichiarazione di dissesto del comune di Catania. L'appalto era legato all'affidamento dei servizi di pulizia dei locali aziendali e dei parcheggi, nonché del lavaggio dei veicoli, della manutenzione dell'area verde e dei parcheggi e dei servizi di reception. La partecipata di conseguenza ha manifestato l'esigenza di ottimizzare l'impiego di risorse finanziarie e dunque di rimodulare il monte ore. I lavoratori presenti stamattina qui in via di fronte al comune di Catania sono i lavoratori dell'appalto dei servizi della AMT, che da un precedente appalto che era diviso in lotti, quindi abbiamo l'appalto gestito ad oggi dalla Punto Pulizia, che riguarda tutto, diciamo, la parte del lavaggio dei locali e degli autobus, e l'altra parte che è gestita dalla IMS, invece che riguarda tutto, diciamo, la manutenzione del BER e della custodia. Nel dicembre 2018, se non sbaglio, inizi dell'anno, è stata revocata in autotutela da parte del presidente dell'AMT Bellavia una gara a lotto unico, questa volta non due lotti, perché a seguito della dichiarazione di dissesto del comune è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizi fra la AMT e il comune di Catania, dove c'è un taglio notevole, sostenuto delle ore, per cui abbiamo chiesto di fare una contrattazione d'anticipo e quindi di capire esattamente come veniva costruito il nuovo bando. E il nuovo bando viene costruito con una riduzione appunto del monte ore, e questo comporterà all'otto unico o una riduzione dei salari dei lavoratori. Salari e redditi che già sono, contratti di lavoro che già sono inferiori per tanti di loro, inferiori alle 24 ore, se non anche il rischio dell'occupazione per questi lavoratori. Abbiamo chiesto più volte un incontro in prefettura, l'abbiamo chiesto al comune, non è un caso che siamo qui sotto il comune di Catania perché crediamo che questa vicenda il sindaco pugliese debba intervenire, anche perché in quest'appalto sono presenti anche i lavoratori di un bacino di garanzia, forse l'ultimo bacino di garanzia fatto in prefettura, che sono lavoratori che uscivano da una vertenza complessa dell'ex Cesamo, della Catania Multiservizi, che in parte vennero ricollocati e in parte vennero appunto ricollocati fra AMT. Questi lavoratori oggi rischierebbero di perdere il posto di lavoro, a differenza degli altri lavoratori di quella vertenza complessa che oggi un'occupazione ce l'hanno. Siamo qui perché chiediamo al sindaco di intervenire. Il prefetto ha invitato il dottor Pogliese, il sindaco di questa città, a convocare una riunione, ma siamo ancora in attesa di questa riunione da parte del sindaco. Una scelta a parere di CGIL, Filcams, CGIL, UGL, Igiene Ambientale, UIL Trasporti, Fast Comsal, che ricade inevitabilmente su 60 lavoratori, di cui 19 facenti parte di un bacino di garanzia scaturito da una vertenza complessa, ex Cesame, Catania Multiservizi, poi in parte ricollocati tra AMT e servizi di igiene ambientale.